Buongiorno a tutti e bentornati alla serie dei webinari del giovedì CETEMS. Quest'anno abbiamo trasformato la serie dei seminari in webinari, come la maggior parte di voi che ci segue ha ormai realizzato, e la lista dei nostri seminari si è estesa ormai da aprile fino agli inizi di luglio. Di CETEMS, fando tra parentesi un evento per ogni settimana. Oggi torniamo sugli aspetti legati alla neve, in particolare alla previsione valanghe, e un ambito estremamente complesso che ha vari aspetti, sia tecnico-scientifici che operativi, un punto di vista interdisciplinare dove la nivologia si interseca con la meteorologia, ma anche con gli aspetti di protezione e soccorso. E il nostro relatore è Mauro Valt, di ARPA Veneto, Centro Valanghe di Araba, che è un centro di eccellenza sul tema valanghe in Italia e non solo. E Mauro Valt ha una grande esperienza e un curriculum notevole, è guida alpina, maestro di sci Regione Veneto, vanta ben sei spedizioni scientifiche fra Artico e Antartico, oltre ad essersi occupato tra le sue varie attività, oltre che di previsione valanghe, anche di divulgazione e pubblicazioni scientifiche sul tema. Per cui probabilmente è una delle persone in Italia più autorevoli a poter esporre questo tema e a discutere con noi di previsione valanghe, aspetti operativi e non solo. Lascio quindi la parola a Mauro. Prego Mauro. Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito. Volevo precisare che non sono guida alpina, ma faccio parte della commissione regionale per la formazione delle guide alpine dei maestri di sci, altrimenti mi prendo dei titoli che non sono di mia competenza. Allora, siamo nel mese di giugno, siamo distanti, se volete, dalla neve e dal manto nevoso. Però uno dirà perché una presentazione sulla previsione valanghe, sul manto nevoso in un periodo in cui tutti pensiamo alle vacanze e al mare? Perché in realtà in montagna la neve è ancora presente. Il team con cui lavoro ha appena concluso la settimana scorsa i rilievi del manto nevoso in alta quota per quanto riguarda la risorsa idrica e quindi l'acqua che arriva per l'agricoltura, per l'industria idroelettrica e anche per diciamo per i nostri acquedotti. Di solito a giugno si sta chiudendo la stagione e si inizia a lavorare per la prossima stagione invernale, per cui sembra fuori tema, ma per chi si occupa di neve è il momento, diciamo, giusto per fare la conta della stagione invernale per mettere a punto la prossima stagione invernale. Di che cosa parleremo oggi? Oggi ho pensato di portare l'informazione su che cos'è la previsione valanghe, da dove nasce, la sua complessità, alcuni diversi tipi di previsioni e volevo proporre uno scenario operativo, cioè farvi entrare, tenterò almeno di farvi entrare nel mondo dei previsori valanghe, di farvi partecipi di una situazione evolutiva che ha portato a diverse implicazioni. Proverò a farvi ragionare come ragiona un previsore valanghe nella sua situazione ordinaria. Innanzitutto parliamo di previsione valanghe, previsione del pericolo di valanghe. Non parliamo di rischio, la previsione innanzitutto si basa sulla previsione del pericolo. Come vediamo qui nell'immagine qui a destra c'è pericolo di caduta di neve dal tetto, ma se non ci vado sotto non corro nessun rischio. Il lavoro principale del previsore del pericolo valanghe è proprio capire quando c'è un certo pericolo, poi il rischio naturalmente è dato dalle conseguenze e da altre cose. Non bisogna confondere le due terminologie. A sinistra vediamo invece una fotografia in cui l'evento valanghivo è arrivato nella zona antrobizzata e quindi ha costituito una serie di conseguenze, una serie di rischi. Il pericolo in questo schema che è abituale, lo vediamo in tutti i giorni, in tutte le analisi di rischio,
che facciamo per tutte le nostre attività, non solo nelle valanghe, abbiamo il pericolo, quindi nel nostro caso il grado di instabilità potenziale del manto nevoso, indipendente dalla presenza antropica, definisce il grado di pericolosità di una certa area in funzione della tipologia, della quantità e della frequenza delle valanghe che si possono innescare. Ossia, come potete leggere in alto, è la probabilità che si verificano valanghe in una determinata area in un intervallo di tempo assegnato. Le conseguenze, e qui vediamo scarse, moderate, considerevoli, elevate, molto elevate, è il danno recato al valore esposto. Il rischio quindi, alla fine, in questa matrice, è la probabilità che una valanga si verifichi incidendo sull'ambiente fisico in modo da recare danno all'uomo e alla sua attività. Vedremo poi che proprio anche il previsore valanghe, ci sono diversi ruoli, c'è il previsore che si occupa di pericolo, ma c'è anche un previsore nuovo che sta venendo avanti che si occupa del rischio ed è quello che più semplicemente lavora nelle sale di protezione civile. Chi si occupa del pericolo valanghe in Italia? Anche questa è una bella domanda. In tutte le regioni abbiamo diversi enti che si occupano di gestione del pericolo valanghe. E gli uffici valanghe regionali, che sono sorti molti dopo la legge del 77 di delega alle regioni di alcune attività, ha visto nascere i servizi valanghe regionali delle regioni alpine, prima di tutto, che nel 1984 si sono riuniti in un'associazione, finanziano un'associazione che si chiama AINEVA, Associazione Interregionale di Coordinamento, e che vede oggi le regioni dell'arco alpino, un tempo c'era anche la Liguria che poi è uscita, e vede anche le Marche, che in questa immagine non è colorata, questa è un'immagine di pericolo valanghe di una certa data, e nelle Marche non c'era pericolo in quella giornata, perché non vediamo quest'area colorata. In questa situazione interregionale di coordinamento, che è nato nel 1984, come dicevo, e ha contribuito a unificare e a portare avanti la problematica del pericolo valanghe in Italia. Dobbiamo anche dire che ci sono altri due elementi importanti che una volta erano uniti nella stessa denominazione Meteomont, oggi sono divisi in due settori, cioè sono i carabinieri forestali che con la loro riorganizzazione, che è venuta un paio d'anni fa, in cui il servizio forestale è migrato verso all'interno dei carabinieri, abbiamo il Meteomont dei servizi dei carabinieri forestali, che come si vede nell'immagine a destra dell'Italia è presente in molte regioni italiane, dal Veneto, non è Trentino Alto Adige, non c'è come presente in molte regioni italiane, svolge il suo servizio, anche il suo servizio del pubblico, e ci sono anche le truppe alpine, il quarto corpo armata con le truppe alpine, l'esercito, ha il suo servizio Meteomont, che svolge anche lui pubblicamente innanzitutto per la movimentazione delle truppe alpine sull'arco alpino, ma anche dà l'informazione al pubblico su quello che è il pericolo di valanghe e quindi il suo lavoro. Per cui ci sono diversi enti che vanno, per fortuna, a coprire un po' tutto il territorio nazionale, dalle Alpi agli Appennini. Il previsore valanghe non è una figura lavorativa riconosciuta a livello di ufficio di collocamento, nel senso che uno non è che apre la porta all'ufficio di collocamento e chiede: mi dia un previsore valanghe, sto cercando un previsore valanghe, non c'è. Né tantomeno esistono corsi di preparazione specifici, data proprio la complessità del lavoro, delle tematiche da gestire. Almeno in Italia così non è, all'estero qualcosa sta nascendo. Il previsore valanghe essenzialmente può avere una formazione tecnico-scientifica qualsiasi. Io sono perito minerario, ad esempio, per cui molto vicino, se volete, ma la mia formazione è stata di un certo tipo. E la sua preparazione poi si attua attraverso la formazione continua, la frequentazione di corsi che si avvengono in Italia e all'estero, e soprattutto la partecipazione ai seminari e ai convegni che ci sono in giro per il mondo, ma che racchiudono e raccolgono proprio questa comunità di poche persone che però ha il piacere di trovarsi, discutere e parlarne assieme. Qui a destra vediamo alcune riviste storiche che parlano di neve valanghe, di Avalanche Review dell'associazione americana, che è pubblicata ancora, che è pubblicata sia online che cartacea, ci si può abbonare, dagli anni 80, Neige Avalanche dei francesi, anch'essa ancora cartacea, e Neve Valanghe, che è la rivista della AINEVA,
che ha visto i suoi primi numeri nel 1986, c'ero anch'io, per dirvi che sono vecchio, ci sono tanti anni che lavoro in questo campo. Oggi si può trovare sul sito eneva.it, e raccoglie i lavori, i maggiori lavori che si, in lingua italiana, che si, di Neve Valanghe, con diverse tematiche, ed è interessante. Per quanto riguarda i convegni, abbiamo principalmente due convegni: l'International Snow Science Workshop, che si verifica, si, diciamo, viene con, ogni quattro anni c'è questo, questo International Snow Science Workshop in Nord America, ogni quattro anni viene anche in Europa. C'è stata, gli americani hanno visto che in Europa si poteva esserci un certo interesse. L'ultimo è stato a Innsbruck alcuni anni fa, due anni fa, e si sta cercando di portare avanti una candidatura per l'Italia, per portarlo in Italia nei prossimi, penso nel 2014, adesso bisogna un po' vedere le date. Quest'anno il convegno che deve essere in Canada è stato rinviato al prossimo anno per la faccenda del Covid-19, per cui la problematica è stata importante. C'è anche, devo dire, un altro momento internazionale importante, che le GU a Vienna, che si svolge tutti gli anni, in cui ci sono, nella sessione criosfera, ci sono due o tre sessioni dedicate alla dinamica delle valanghe, alle valanghe, alla neve, alla nevologia, al telerilevamento, per cui questi sono i momenti in cui ci si ritrova. Dobbiamo anche dire, vedete in alto, EOAS, che cos'è? È un altro momento importante in cui tutti i rappresentanti dei servizi valanghe europei e anche nordamericani ci si incontra ogni due anni per parlare delle problematiche della previsione valanghe, delle nuove tecnologie, per discutere assieme e per portare avanti in maniera univoca la problematica di neve valanghe. Corsi, se andiamo a vedere i corsi, le formazioni, qualcosa c'è in Italia. Il CAI nel 1970 faceva dei corsi come servizio valanghe italiano di esperto valanghe, esperto al distacco artificiale delle valanghe. La Ineva ha una serie di corsi che sono stati rivisti nel 2019, che progressivamente dall'osservatore nivologico, che è anche citato nel decreto Lunardi del 5 dicembre 2003, all'operatore al distacco artificiale, al collaboratore nivologico, al direttore della sicurezza nei compressori sciistici. Ci sono dei corsi di formazione che ti portano a capire la problematica della neve, delle valanghe, un po' su tutta la sua a 360 gradi. Anche i carabinieri forestali nel loro servizio monitoring hanno una serie di corsi di formazione al loro interno, che sono l'osservatore meteo-nivometrico, l'esperto nelle valanghe e il previsore, e quindi c'è un certo profilo. Dove lavoro io, abbiamo la figura del previsore valanghe junior, la figura del previsore valanghe senior, che senior è dato dopo tanti anni di lavoro e un certo tipo di formazione e di progressione, diciamo, nella sua cultura. Possiamo definire, e questa è una mia visione, premetto, tre tipi, se volete, di previsori valanghe. Il previsore valanghe operativo, che si occupa operativamente di bollettini valanghe per il pubblico escursionistico e per la montagna in generale, che segue tutti i giorni l'evoluzione del tempo, della neve, e che ha capacità di lettura e interpretazione dei dati. Di norma è un tecnico che conosce molto bene il proprio territorio e che sa anche stare sulla neve, cioè uno che necessariamente, come previsore operativo, deve mangiare pane e neve, deve saper sciare oppure andare sulla neve con le racchette da neve, è in mezzo alla neve, perché si vedrà che anche in quello che è stato descritto dalla Chapelle nel 1980, nel metodo fondamentale della previsione valanghe, il previsore valanghe deve essere un grande conoscitore della neve e la sua esperienza è importante. Poi c'è il previsore valanghe da protezione civile, che non è una figura secondaria, ma che non necessariamente sa stare sulla neve, sa sciare, sa andare con la racchetta da neve, sa muoversi, ma ha una capacità di lettura degli avvisi di criticità valanghe, dei bollettini valanghe, per l'emissione degli avvisi di criticità valanghe che vanno per le operazioni che si devono attuare all'interno del territorio di competenza.
Io aggiungerei anche un'altra figura che è il previsore valanghe da Commissione Valanghe. Noi abbiamo che nella direttiva nuova del 2019 del Presidente del Consiglio del 12 agosto 2019 pubblicata ai primi di ottobre, in cui si parla sui indirizzi operativi per la gestione e funzione del sistema di allertamento nazionale nell'ambito del rischio valanghe, e si istituiscono le commissioni valanghe, e all'interno di queste commissioni valanghe, che si avranno 4 anni di tempo per formare, sono richieste delle figure professionali, per cui anche dei grandi conoscitori del proprio territorio, e quindi persone in grado di capire da un bollettino valanghe, da una situazione di allerta valanghe, di criticità valanghe, quali potranno essere le ripercussioni all'interno della loro area, della loro vallata, per cui c'è bisogno di questa, secondo me anche di questa sarà una nuova figura che si potrà avere nei prossimi anni, e quindi è prevista, non è prevista nella norma, però è una figura che diventerà importante, insomma, no? Dicevo, la previsione valanghe abbiamo visto che si fonda su niente di che può condurci a essere previsore valanghe. Uno si deve formare un po' alla volta. Ora, uno come fa il previsore? Sì, ci sono i corsi. Tutto si basa ancora su quanto è stato descritto da Edouard Lachapelle nel 1980 sul sistema fondamentale convenzionale per la previsione valanghe, che si basa essenzialmente a questo tratto da suoi elementi. Un forte elemento di determinismo, quindi la conoscenza dei processi fisici, dell'interazione fra i parametri meteorologici e la neve, fra la meteorologia e l'idrologia, e quindi che cosa succede. Faccio un esempio: il previsore meteo dice che la temperatura aumenta di 5 gradi. 5 gradi è un valore importante. Per il nivologo 5 gradi fra meno 20 e meno 15 cambia poco, niente. Fra meno 3 e più 2 cambia un po'. Quei 5 gradi assumono un significato diverso, perché si passa attraverso il punto di fusione del manto nevoso. È come tutti i corpi, la neve in questo caso fonde a 0 gradi, è come tutti i materiali, quando siamo vicini al punto di fusione sono instabili, le particelle sono agitate e i cambiamenti sono rapidi. E quindi c'è bisogno di un forte elemento di determinismo, una rete di informazioni molto vasta. E il previsore valanghe ha bisogno di una rete di informazioni molto vasta sul manto nevoso, sul tempo, sull'attività valanghiva. Anche questo è un aspetto importante che vediamo ancora oggi, che ha la sua fondamentale importanza. Una solida esperienza che permette di sviluppare una logica induttiva. Io ricordo sempre che, pur lavorando tanti anni, il mio capo ufficio, il mio collega Anselmo Cagnati, che è stato la mia guida per tanti anni, lui ne sapeva sempre un po' di più, perché lui aveva un'esperienza sulla neve di 4-5 anni più della mia, eppure anche se eravamo ormai siamo tutti e due vecchi, insomma, no? Un metodo di lavoro interattivo che permette di rivedere in continuazione la previsione e quindi di rianalizzare i dati. E questo processo, questo sistema è ancora basato oggi sulla previsione del pericolo valanghe, anche se qualcosa sta venendo avanti. Nello stesso articolo, nel diagramma di Skoda, vediamo proprio i quattro elementi: la meteorologia, il terreno e il manto nevoso. E il manto nevoso come qui, i parametri meteorologici, la massa, la quantità di neve, il vento, la pioggia se c'è, l'energia che va a incidere sul manto nevoso, la radiazione solare, la temperatura dell'aria, l'umidità, il terreno che lo conosciamo, ma anche qui sul terreno dobbiamo avere una buona conoscenza, poi vedremo qualche esempio. E poi i parametri che riguardano la neve, il deposito della neve, la quantità, la qualità, la forma dei cristalli, i metamorfismi, le trasformazioni che avvengono all'interno del manto nevoso, e poi le parti meccaniche, la meccanica della neve, la stabilità del manto nevoso. Vedete che il processo inizia a essere già molto complesso, ci sono tante caselline da riempire. Se andiamo a togliere la parte, diciamo, riguardo al terreno, che è una parte stabile e che rimane sempre, rimangono questi tre elementi: i dati meteorologici, che hanno un'alta entropia, quindi una poca informazione ogni singolo elemento, i valori che riguardano la struttura del manto nevoso, media entropia, e lì i parametri che riguardano direttamente la stabilità del manto nevoso.
che sono più difficili da realizzare, sono quasi sempre delle prove distruttive, quindi non ripetibili, che richiedono molto tempo, che però hanno un grande contenuto di informazione per quanto riguarda la stabilità del manto nevoso e quindi di conseguenza arrivare a fare una previsione meteorologica, previsione valanghe, scusate. Meteorologia. 30 anni fa era molto difficile. 30 anni fa avere le previsioni meteorologiche e estendere a carattere locale, soprattutto in terreni, in territori alpini come le Dolomiti complesse, ma penso anche agli Appennini con la loro dorsale e quindi complesse anche loro, anche se in uno sviluppo nord-sud piuttosto che est-ovest, era molto complesso. Oggi è molto più facile, sono più facilmente accessibili, abbiamo anche modelli di area locale che la cui però precisione a volte è difficile da trovare, bisogna testarli. Sulle previsioni meteorologiche riusciamo a avere anche delle situazioni di forecast per quanto riguarda il manto nevoso e alcuni modelli di simulazione del manto nevoso. Possiamo sbatterci dentro le previsioni meteorologiche previste per quei dati, ad esempio di Cosmo, e avere la simulazione nelle prossime 36-72 ore, però è un parametro che oggi è facilmente accessibile. Diciamo, posso dire che migliore è la conoscenza meteorologica della propria area di previsione, migliore è anche il risultato finale. Se il previsore valanghe ha una previsione meteorologica sbagliata in mano, anche lui sbaglierà, perché la previsione che tempo farà domani è il suo punto di partenza. Ma meteorologia, nevica ancora? Una domanda che molti si fanno. Se io guardo le Alpi, in generale sulle Alpi lo spessore del manto nevoso medio è in diminuzione. Vedete qui due rette in quota tra i 1500 e i 2000 metri, fra le 800 e i 1500 metri, sono delle rette che pendono verso la diminuzione. In effetti nevica di meno, abbiamo meno manto nevoso, ma attenzione, questo è a lungo andare. Se andiamo a vedere i vari decenni, possiamo osservare che sono diverse curve dell'altezza neve media nei vari decenni. Non so se riuscite a vedere la puntinatura in giallo, è il periodo 2019-2010, gli ultimi 10 anni, che non è proprio basso basso, è un po' qui a metà. Quindi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto qualcosa di strano, abbiamo qualcosa che dobbiamo analizzare e capire anche. In generale, questo qui è un 6 index sul cumulo di neve fresca, sempre per le Alpi italiane, qui sono più di 80 stazioni misurate, di cui siamo i dati più o meno di 100 anni, negli ultimi negli anni 20 meno di 80 stazioni, però è una buona serie storica che si può avere. Questa qui è lo scarto dalla media 61-90, vediamo in questa parte azzurrina gli anni 90 scarsamente nevosi, mentre negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una alternanza di stagioni molto nevose, tipo il 2009-2014, vedete qui, queste sono stagioni invernali oltre lo 0,9 percentile, per cui eventi rari, ma anche stagioni molto secche come il 2017, insomma, abbiamo avuto un'alternanza diversa. Questa diversità, questa escursione diversa ha portato ad avere una situazione di che tipo? Qui lo vediamo riassunto in questi dati che vi lascio per il consulto dopo. Questo è il cumulo di neve fresca, nei dati tabellari qui a sinistra, dicembre, gennaio, febbraio, sopra, marzo, aprile, sotto, divisi per fasce altimetriche, nella prima colonna tutti insieme, nella seconda colonna fra gli 800 e i 1500 metri, e nella terza colonna fra i 1500 e i 2500 metri, sono valori medi di diverse stazioni. Osserviamo che nel decennio 2010-2019, per questo alternanza di stagioni molto nevose e alte e meno nevose, in quota, ma anche a bassa quota, nel mese di dicembre, gennaio, febbraio, sembra che nevichi un po' di più rispetto alla media storica del 61-90, e questo è un po' diverso, guardate i numeri degli altri decenni. Di contrasto, nei mesi di marzo-aprile abbiamo una forte diminuzione della precipitazione nevosa, meno un 30%, per cui valori importanti in certe fasce altimetriche, in quota un po' meno, però a bassa quota molto, molto, molto importante. Per cui
Nevica di meno, ma nevica di meno alle basse quote, nevica di meno alle basse quote, nevica però sembra che nell'ultimo decennio abbia nevicato di più in alta quota, oltre a una certa altitudine. Il breakpoint della neve è più o meno qui sul grafico a destra, intorno agli anni, a fine degli anni 80, come capita per altri parametri, insomma. Per quanto riguarda la neve sciabile, quindi un altro parametro interessante che ci dà l'idea di una quota di dove si pone la neve sciabile, questo ci permette di confrontarla un po' con anche le altre regioni alpine, è un indice studiato dagli austriaci e proposto su alcune pubblicazioni. Attualmente siamo nel 2020 è stato intorno ai 2000 metri, questo sbatto qui forse è sbagliato, intorno ai 2000 metri, e i dati qui arrivano fino alla scorsa stagione invernale. La media è intorno ai 1700 metri, se vado a vedere un po' la media sul periodo. Vediamo che negli anni 70, quando c'è stato il forte sviluppo anche degli impianti di risalita a bassa quota, e quindi anche l'inizio dei servizi valanghe, qui la quota neve sciabile, cioè 100 giorni con più di 30 cm di neve al suolo, era intorno ai 1500 metri, poi ha avuto un innalzamento fino a 2000, un abbassamento in corrispondenza dell'ultimo decennio, e stiamo a vedere quello che sta succedendo ora, per cui anche questo è un altro parametro importante. A titolo di esempio, in Francia è sui 1800 metri, nella Svizzera francese anch'essa sui 1700, e più andiamo verso i climi continentali della Carinzia, delle Alpi dell'Austria orientale, siamo sui 900 metri, per cui è una cosa che anche risveglia un po' il clima. Per quanto riguarda gli Appennini, stiamo cercando con gruppo di lavoro così fra amici di raccogliere dei dati, anche di quelle che ci sono in rete per quanto riguarda i dati disponibili. Questo è un SAI Index per quanto riguarda la regione dei Monti Appennini, questa qui è l'ultima stagione invernale, altamente carente di neve. C'era una buona copertura di dati nel quarantennio 61-90, come 61-21-60, come vediamo nella pubblicazione del Ministero dei Lavori Pubblici. Oggi ci sono pochi dati a disposizione, nel passato c'era una grande quantità. Dobbiamo dire che ci sono delle reti regionali di raccolta dati, c'è la preziosa rete dei carabinieri forestali che su tutto l'arco appenninico riescono a raccogliere i dati. C'è la necessità, a parer mio, di riuscire a raccoglierli, metterli insieme e iniziare a costruire una cultura del dato della neve per quanto riguarda anche la regione degli Appennini. Andiamo avanti nel nostro excursus, conoscenza del proprio territorio. Anche questo è un parametro importante. Qui GIS al giorno d'oggi è facile calcolare le zone con pendenza diversa. Qui vediamo un estratto di una zona di Araba vicino dove lavoro, le varie colorazioni sono le diverse pendenze, inclinazioni del terreno, inclinazioni in grado in questo caso, ed è facile trovare le aree. Qui vedete quelle rosse sono maggiormente pendenti, poi ci sono diverse tonalità che esprimono come la scala di diverse inclinazioni che corrispondono a questo territorio, il quadrato, quel giallo, quello che vedete qui a sinistra. C'è il bosco, c'è la parte sommitale qui senza bosco, non è molto pendente, ma bisogna iniziare, oltre ad avere il responso matematico, anche a osservare il terreno. Guardate queste immagini. In fondo sembra un pendio, un bel pendio sciabile in inverno, ma così si presenta in estate. La visione estiva, immagine qui a destra, e vi assicuro che scendere qua in mezzo o si ha il macete o si arriva giù spennati del tutto, questa copertura vegetale viene completamente ricoperta dalla neve durante l'inverno e abbiamo due visioni completamente diverse fra estate e inverno, che solo un nivologo che ha delle capacità, riesce a capire e interpretare che in questa zona, anche in inverno, si generano delle instabilità del manto nevoso per il tipo di vegetazione che si trova durante l'estate. Per cui è importante conoscere molto bene il territorio. Conoscere anche dal punto di vista climatico, che non è così banale. Qui vediamo alcuni lavori recenti sulla densità del manto nevoso, densità della neve fresca e densità della neve al suolo. Se guardiamo qui ad esempio l'arco alpino, come si differenzia sulla densità della neve al suolo fra le prealpi venete, la zona delle Alpi Giulie, del Friuli Venezia Giulia, la zona delle Alpi Marittime, rispetto a zone più continentali dove
il manto nevoso ha una densità media più leggera. La stessa precipitazione, la quantità di neve fresca, ci sono delle aree, guarda caso, le stesse che citavo prima, in cui le nevicate hanno una densità maggiore rispetto a zone più continentali. E stessa cosa dovrebbe essere cercata di fare, di studiare un po' per l'arco appenninico. Qui vediamo ad esempio in questa immagine del satellite da telerilevamento la nevicata di primi di aprile di quest'anno, e qui uno spaccato di tre immagini in tre diversi periodi della zona centrale di Appennini, in cui vediamo anche la copertura nevosa come è stata diversa, per cui conoscenza del territorio, conoscenza anche degli aspetti climatici. Per quanto riguarda le valanghe, sempre a supporto del previsore, che lui deve conoscere il proprio territorio, abbiamo anche che sono state realizzate, si stanno realizzando su tutto l'arco alpino, ma anche in Appennino, le carte di localizzazione probabile della valanga, cioè la raccolta delle informazioni storiche dei siti valanghivi, di dove sono verificate le valanghe più grandi con i loro effetti. Anche questa è una buona cosa, tra l'altro anche citata nella nuova direttiva, la necessità di munirsi di queste carte. I servizi valanghi più avanti le hanno già realizzate, il Veneto siamo arrivati a concluderla 10 anni fa, poi l'accesso a questi dati è sempre un po' difficile, li stiamo mettendo su WebGIS durante questa annata, per cui le cose diciamo un po' cambiano, bisogna un po' alla volta riuscire a portare a realizzare quegli open data accessibili un po' a tutti. Anche per quanto riguarda gli Appennini, la regione Marche, c'è la sua carta di localizzazione probabile delle valanghe che si può trovare in internet, la regione Abruzzo so che ha commissionato il lavoro ed è in avanzato stato di realizzazione, per cui anche lei l'avrà, e stessa cosa penso immagino capiterà anche per le altre regioni degli Appennini. Insomma, qui vedete alcuni link dove si possono trovare la carta storica della Valanghe e degli Abruzzi e la CTR della regione Marche, con quello che vedete anche sotto la slide nell'immagine qui sotto. Sono tutte informazioni sul territorio, poi all'ivologo sta la capacità di interpretare, di conoscere sul terreno, di capire di volta in volta durante la stagione invernale quello che sta succedendo, quello che capita. Nella fotografia che vedete, troverete delle belle tracce di sci. Questo è quello che mi sono trovato davanti un giorno. E ho pensato, quello che è successo. Chi è venuto a sciare la settimana prima ha trovato una bella neve soffice, ci ha fatto delle belle tracce, poi ha spirato il vento, mi ha portato via la neve, e adesso mi trovo delle tracce che rendono difficile la mia sciata. E la neve erosa dove sarà andata a finire? Nel disegno che vedete qui a fianco, vedete come nell'informazione meteorologica, venti da nord-ovest che vanno a interessare l'arco alpino, quindi questa freccia grande, a macro scala, poi a una certa scala può avere una direzione completamente diversa e quindi ruotare in una certa direzione, e in questa vallecola che è questo sito sotto può succedere ancora qualcosa di completamente diverso rispetto ai venti dominanti. E io vi assicuro che in Dolomiti è molto spesso molto difficile, perché la morfologia è molto complessa. Immagino anche la catena degli Appennini fra nord e sud, fra i venti che spirano da ovest e quelli da est, capitano delle cose molto interessanti, con venti più caldi e venti più freddi, e quindi bisogna conoscere anche gli aspetti della propria regione. Essere pronti poi ai cambiamenti. Essere pronti ai cambiamenti e quindi avere una velocità di reazione che è importante. Noi l'abbiamo vissuta nel fine ottobre del 1918, due anni fa, con la tempesta Vaia. La tempesta Vaia ha cambiato una parte di morfologia del territorio delle Dolomiti. Qui vedete una fotografia con le direzioni del vento, gli schianti, quindi l'albero a terra, quegli alberi che fungevano da protezione degli abitati. Era un bosco di protezione in cui si sono sviluppate sotto delle case, delle strade, dei centri abitati. Questa è un'immagine di Roccapietole, verso il comune di Roccapietole, che abbiamo sentito diverse volte, e vi faccio vedere un po' quello che è capitato. Questa è più o meno la stessa immagine con i siti valanghivi storici, quindi quello che fino a
al 20 di ottobre 2018 erano le nostre problematiche, con alcune valanghe storiche che arrivavano nel paese, poche strade interessate. Questo è quello che ci siamo trovati di fronte il 1 di novembre 2018, quindi una situazione completamente diversa a fine ottobre, primi di novembre, e quindi abbiamo dovuto, come situazione, essere pronti a cambiare, a gestire il territorio e quindi anche la problematica del pericolo valanghe, del pericolo con nuove aree, del rischio con centri abitati, con strade e altre cose che importanti. Questa è la vallata principale, prima vedevamo questa zona qui, nell'immagine del satellite abbiamo visto prima questa fascia qui, per chi volesse approfondire. Abbiamo 91 siti con più di 600 edifici minacciati da valanga, che in caso di grandi apporti di neve dobbiamo, la protezione di protezione civile vedono di dover evacuare, per cui grosse problematiche. Bisogna avere una capacità di reazione importante. In questo casino, in questa grande complessità, c'è l'ultima parte del diagramma di Škoda che ti dice: poi dobbiamo conoscere le caratteristiche del manto nevoso, per cui sì, la meteorologia facile, nevica ancora, abbiamo più eventi estremi se volete, per cui dobbiamo anche sugli eventi estremi essere preparati a gestirli. Il terreno lo conosciamo, dobbiamo essere preparati ai grandi sconvolgimenti, ma questi capitano di rado. Poi dobbiamo conoscere il manto nevoso. Quindi nel diagramma si vedeva prima questi profili della neve, i test di stabilità, dati meteorologici. La stabilità del manto nevoso, è come questi pasticcini che vedete, fatto a strati, sono strati diversi, che hanno resistenze diverse, come ho cercato qui di ricostruirli con il Lego. Le parti più fragili, su dove ci sono i mattoncini piccoli, immaginate di premere qui sopra, sicuramente c'è il mattoncino qui, insomma. Per fare questo tipo di lavoro c'è ancora il bisogno del lavoro in campo, questo qui il collega di Bolzano, scavare le buche nella neve e cercare di capire come è fatta questa torta. Stanno venendo avanti anche dei modelli di simulazione del manto nevoso molto importanti che ci danno un aiuto. Le reti di monitoraggio di parametri neve sono importanti. Negli ultimi 30 anni si sono costruite molte reti con i sensori di altezza neve, qui vedete la stazione di Montepiana vicino ai tre cimi di Lavaredo, molte reti che hanno portato una grande quantità di informazioni. Alle volte qualche errore l'abbiamo commesso anche noi, questa è una valanga che ha spazzato via una stazione per un errato nostro collocamento. Ci sono dei lavori, qui non ho riportato il riferimento biografico di quante stazioni servirebbero per area, però dico sempre è importante avere stazioni solide, robuste, che anche in condizioni estreme funzionano e ti portino a casa il dato. Come regione del Veneto nel 1987 avevamo studiato le microaree, avevamo previsto 21 stazioni automatiche, avevamo i soldi per costruirne di meno, ne abbiamo costruite inizialmente 6, poi 10, siamo arrivati a 17, sempre con l'idea di costruire stazioni solide che potessero lavorare tutto l'inverno da sole. Su questa stazione qui andiamo una volta o due all'anno con il fuoristrada, e che ti mandano il dato anche in condizioni estreme, perché quando sono in condizioni estreme lì ho bisogno di dati. Stazioni tradizionali anche sono importanti, dove ci vuole un minimo alle 8 di mattina per fare i rilievi, anche queste sono importanti, ti portano a casa dei dati in maniera diversa, però ci possono portare avanti anche delle osservazioni riguardo al manto nevoso, che ancora con i sistemi automatici non è possibile farli. È importante l'integrazione delle reti. Importante l'integrazione delle reti perché è un coordinamento maggiore. Qui siamo vicino a casa mia, zona del Passo Valles, questi sono 3 km, in 3 km abbiamo 7 enti diversi che fanno monitoraggio. Stazioni cresciute nel tempo in maniera diversa, però abbiamo una concentrazione enorme di dati, mentre in altre zone ne abbiamo molti di meno. Qui vedete ad esempio a destra i nivometri disponibili nell'area del nord-est, vedete che per certe regioni c'è una grande condivisione di dati, per altre regioni per motivi spesso tecnici, in questo caso col Trentino, noi non riusciamo a vedere la rete del Trentino, e quindi c'è una, non voglio dire una poca condivisione di dati, alla volta ci sono delle difficoltà tecniche che devono essere risolte attraverso dei progetti, per cui c'è la necessità di aprire a questa condivisione di dati.
I modelli di simulazione del manto nevoso sono importanti perché permettono di avere dati anche quando l'operatore non ci va, quando non è possibile. Il modello più in uso oggi è Snowpack, sviluppato da Lening e altri nel 2002 a Davos. Noi abbiamo iniziato a lavorare con Lening, con Miki nel 2004, quindi pochi anni dopo, e abbiamo sviluppato questa tecnologia in Italia, l'Alp Solute di Livigno, con Fabiano Monti, sta distribuendo in maniera commerciale il prodotto un po' a tutti i vari servizi valanghi, però è l'unico servizio di modellizzazione del manto nevoso che viene distribuito a livello nazionale e che dà dei buoni risultati. Qui in questo caso vedete la rete del Veneto gialla e la rete del Trentino, che in questo caso invece condividiamo in qualche maniera, e quindi possiamo avere una modellizzazione del manto nevoso importante, e quindi, e questi sono i vari punti delle stazioni, riuscire a ridurre le aree senza punti di osservazione. Ma questi sono i risultati del modello per alcune aree, per questa stagione invernale. Vedete le colorazioni in rosso e la parte di fusione sono profili molto simili, perché l'area è piccola, per cui abbiamo una importante informazione in quest'area locale con tanti dati simulati del manto nevoso. Però questi sono i dati del 2020, molto simili, se volete tutto sommato. Ogni stagione invernale ha la sua evoluzione, per cui la meteorologia è una variabile, il terreno è fisso, la neve varia, quantità di neve varia, per cui le leggi, le deduzioni che trovo un anno, la logica induttiva, la conoscenza dei fenomeni di Lachabel che dicevo prima, si scontra con la nevosità diversa di stagione invernale in stagione invernale. Questo è l'indice medio di neve delle Dolomiti, 2014 vedete qui molto nevoso, 2010, 2011, 2013 anche, altre stagioni con meno neve. Per cui questa è un'altra variabile. I modelli, dicevo prima, ci aiutano a interpretare, questa è una slide che forse andava prima, però dobbiamo interpretare anche questi spike che molto spesso vanno a rovinare le simulazioni e darci qualche problematica. In Appennino ho visto con piacere la videoconferenza di fine aprile di Raparelli, con quale ho letto anche i suoi articoli presentati all'IGU, e qualcosa si sta muovendo, e qui vedete un estratto della sua presentazione, della sua presentazione lasciata all'IGU, per cui qualcosa si sta portando avanti. Altri prodotti importanti, quelli elaborati nel MobiGIS, sull'evoluzione del manto nevoso, sulla quantità di neve al suolo, anch'esso un altro prodotto a utilizzo del previsore. Qui vedete quest'area qui innevata in questa giornata e corrispondeva a queste zone delle Dolomiti. Questa qui è casa mia, il paese sotto, questa è una cima vicino a casa. Copertura nevosa poca, siamo a fine di maggio, anche a satellite con questo rosso c'era poca neve, però sono sempre modelli a informazione del previsore. Quali sono i problemi della previsione valanghe? La variabilità spaziale, la non ripetibilità delle misure di stabilità del manto nevoso che sono distruttive, scavo buche nel manto nevoso, la difficoltà di verifica della previsione, la domanda limitata che limita la ricerca scientifica. Per cui è un lavoro abbastanza complesso. Occorre minimizzare l'incertezza del lavoro riguardo alla variabilità spaziale, ai cambiamenti delle condizioni del tempo e la protezione umana del pericolo. Di tipologie di previsione ne abbiamo di tre categorie: tipo A, tipo B, tipo C, come scriveva McLaren nel 1999. Il pericolo viene determinato prima del manifestarsi delle condizioni, previsione pura, durante o subito dopo il manifestarsi della nevicata, oppure di situazione il pericolo viene determinato ad eventi conclusi. Sono diversi tipi di lavoro del previsore valanghe. E quindi qui questo è lo scenario che si vede il previsore tutti i giorni. Simboli, fotografie, stabilità, la quale deve redare una previsione, una informazione del pericolo di valanghe. Deve riuscire a capire l'evoluzione del manto nevoso, la sua distribuzione spaziale, quante valanghe si verificheranno, piccole, medie e grandi, l'attività degli sciatori, forte, debole, sovraccarico. Ci sono delle matrici che aiutano in questo, la matrice bavarese ad esempio, la scala di pericolo valanghe che riassume la stabilità del manto nevoso, la probabilità di distacco,
e deve riuscire a realizzare un prodotto finale. E per farvi capire il prodotto finale in quest'ultimo quarto d'ora, vi voglio condurre, cerco, nella esperienza di un fine settimana lavorativo sul pericolo di valanghe, 28 febbraio 2 marzo 2020. 28 febbraio, situazione abbastanza tranquilla. Qui vediamo il manto nevoso, questo qui è l'andamento della stagione, le varie colorazioni sarebbero i cristalli di neve, la nevicata in novembre, il lungo periodo di stazionarità, noi siamo qui sulla freccia. Il grado di pericolo è uno debole. Le previsioni non mettono niente di particolare per i giorni successivi, neanche per lunedì e martedì. C'è un po' di neve che sta arrivando, questo è un bollettino di previsione, 28 e 29 tracce, la domenica 1,5 cm, questa è la previsione di venerdì, per cui una situazione di stabilità, di stazionarità, situazione tranquilla. Anche il pericolo, guardate qui l'icona a destra, è uno debole, ho tolto la parte delle prealpi perché ci concentriamo sulla parte della Lombardia, per cui c'era qualche problema, poca neve, un po' di vento, situazione di pericolo per quanto riguarda gli alpinisti. Ambiti del pericolo, Dolomiti, zone non controllate, per cui non c'era grande preoccupazione. Il giorno dopo vediamo invece che le condizioni meteorologiche iniziano a cambiare. Previsore valanghe, è fine settimana, previsore valanghe di turno deve monitorare l'andamento e vede che le previsioni cambiano. La sua informazione è diversa. Il lunedì, che erano previste poca roba, iniziano ad essere 25-40 cm di neve. Quindi un importo diverso. La domenica si decide il sabato di non fare il bollettino e di attendere la domenica di avere previsioni più aggiornate per lunedì. E le previsioni di domenica ci danno lunedì un peggioramento e le previsioni sono confermate, per cui da quello che erano 5-10 cm che erano tracce, 25-40 lunedì, 15-25 ancora il martedì, per cui un importante episodio nevoso. Tra l'altro iniziava il lunedì pomeriggio, per cui lunedì mattina ancora buono. Allora noi siamo la domenica, ci siamo capacità di reazione del previsore valanghe, venerdì tutto tranquillo, fine settimana tranquillo, anche lunedì, il sabato qualcosa cambia e la domenica deve reagire e fare qualcosa di diverso. Cosa fare di diverso? Fare un nuovo bollettino valanghe, questo era quello di venerdì, dava per domenica 1,5, adesso abbiamo 25,40, fare un nuovo bollettino valanghe che nella parte di domenica è ridotto l'essenziale, perché la parte principale è la previsione, qui un bollettino valanghe di tipo A, se volete, previsione in cui abbiamo un grosso apporto di neve. Questo ci porta nella matrice anche a andare con gradi di pericolo 3 marcato, questa è la parte di sinistra di stacchi provocati, a destra degli stacchi spontanei, e questa parte di destra qui si interlaccia anche con quei gradi di pericolo delle allerte valanghe nel sistema Veneto. Qui in questo caso i colori sono dell'allerta valanghe e l'allerta valanghe, in questo caso quando siamo in questa casella di possibilità di distacchi di grandi valanghe possibile, diventa un'allerta, un avviso di criticità, insomma. C'è un po' di confusione fra la terminologia nazionale e quella che viene adottata dal Veneto, per cui alle volte la criticità gialla si confonde con l'allerta, quindi portate pazienza. Quindi il previsore valanghe già la domenica, nel nostro caso da Raba il previsore valanghe è lo stesso che costruisce l'allerta valanghe, dà per il territorio una criticità valanghe gialla, un'allerta quindi importante per il lunedì, per cui da una situazione tranquilla il previsore ha dovuto reagire, fare un bollettino di un certo tipo e mettere questa allerta convogliata al centro funzionale, quale poi la diramata e tutti i vari enti che sono collegati, insomma. Situazione di lunedì sera, nevica, lunedì previsti 60 cm in 36 ore, siamo passati quindi lunedì da debole a moderata come pericolo, da un'allerta verde a gialla. Il previsore valanghe emette un nuovo bollettino, vede che gli apporti di neve sono ancora importanti, è previsto ancora neve, per cui decide di aumentare il grado di pericolo valanghe, perché prevede molte valanghe che arriveranno anche nei fondovalli, e quindi va su un grado di pericolo 4
e quando c'è un grado di pericolo 4 siamo in una condizione di un'allerta arancione, e quindi cambia anche l'allerta valanghe e l'allerta che dà in pratica alle varie comuni di attivazione di quello che prevedono procedure, perché in quel momento da lunedì pomeriggio il territorio sarà interessato da qualcosa di importante. Questo è lo schema in cui vedete che non c'è una netta correlazione fra grado di pericolo e criticità, perché c'è un certo sfasamento, perché si è aperto a diverse soluzioni che si possono verificare. Ecco quindi che l'allerta diventa arancione per la giornata di martedì. Le grandi valanghe cadranno fra lunedì e martedì, gli apporti di neve misurati saranno importanti, 50-90 cm, perché occorre fare anche una verifica di quello che si è fatto, se effettivamente è capitato così. Poi il mercoledì tornerà il tempo buono, questa è l'immagine dalla vallata dolomitica del giorno mercoledì 4 marzo, la neve si è stabilizzata subito in questo caso per un aumento di temperatura che ha portato a un rapido consolidamento e assestamento del manto nuvoloso. L'attività valanghiva maggiore è avvenuta proprio fra lunedì sera e martedì. L'analisi che possiamo fare è questa: condizioni di partenza, qui mi si è partita la slide, per un lungo periodo di manto nuvoloso stabile, persistenza, per cui ci poteva essere una abitudine a un manto nuvoloso sempre stabile, fatto in quella maniera. C'era un fine settimana, per cui molto spesso anche situazioni di fine settimana, anche se uno è reperibile, pensa magari in maniera diversa. Le previsioni non erano allarmistiche, ma il monitoraggio del previsore ha fatto sì una sua capacità di reazione importante, veloce, che è andata a interessare anche con la visita di criticità valanga già la domenica per lunedì sera. Per cui, se volete, nevica meno, ci può essere una poca abitudine alle nevicate, alla variazione del pericolo valanghe, ma il previsore valanghe deve essere rapido a capire quando nevica che cosa sta succedendo, perché ci possono essere dei risvolti anche non solo di pericolo valanghe, ma anche di gestione della situazione, quindi con la gestione degli avvisi di criticità valanghe in questo caso. Quindi, concludendo, la previsione valanga è ancora un'arte in mano a poche persone altamente specializzate. In generale, che nevica meno negli ultimi 20 anni rispetto al periodo 61-90, anche se l'ultimo decennio è stato importante, pur nevicando di meno si osservano stagioni molto nevose e quindi fenomeni di precipitazioni intense, ad esempio sono più frequenti le valanghe di slittamento. È necessaria una elevata preparazione per avere dei previsori valanghe che abbiano un'elevata capacità di reazione e di interpretazione delle situazioni che portano a rischio per le zone antropizzate, e quindi una capacità di analisi delle problematiche. Infine, ancora investire sui giovani e sulla ricerca, questo è importante. Oggi in Italia i maggiori previsori valanghe hanno tutte un'età superiore ai 50 anni, per cui siamo ormai vecchi e c'è bisogno di menti giovani che possono imparare la materia, che si possono sviluppare anche con metodologie nuove. Vediamo anche i modelli di simulazione del manto lavoro ci aiutano molto, e quindi portare una ventata di novità. Nella ricerca stiamo sempre investendo, stiamo sempre cercando di fare qualcosa. Alle GU, ad esempio, abbiamo presentato un sistema di classificazione della superficie del manto nuvoloso da satellite, con satellite MODIS in questo caso, perché abbiamo il dato facilmente accessibile. Tutti i giorni abbiamo un'immagine, per cui se c'è bel tempo naturalmente abbiamo anche quella variabile, avere una classificazione predeterminata del manto nuvoloso, della superficie del manto nuvoloso è importante in tempi rapidi, come Snowpack ad esempio, quel gruppo dell'Absolute sta studiando gli indici di stabilità di neve bagnata, che abbiamo visto questa primavera hanno funzionato molto bene, per cui c'è bisogno di investire sui giovani e quindi sulle nuove tecnologie. Ecco, in questo 55 minuti ho cercato di esporre tutto quello che potevo sulla previsione valanghe e sull'insieme, ho cercato di portarvi anche un esperimento di gestione del pericolo valanghe. Grazie. Molte grazie Mauro. Per usare le tue parole, credo che tu abbia e continui incessantemente a mangiare pane e neve con entusiasmo, e hai dimostrato anche come l'argomento sia complesso,
forse non oggi oggetto di particolare attenzione, tuttavia è vero anche che anche a livello di normativo e a livello protezionistico il tema nivologia e pericoli associati, in particolare valanghe, sta assumendo un ruolo sempre più importante. Domande dai presenti nella sessione locale o dalla rete? Un attimo che controllo. Allora, la prima curiosità è che volevano sapere se il corso 2020 partirà, ovviamente. Il corso 2020, mi sfugge che cos'è. Qui c'è scritto letteralmente il corso 2RI 2020. Sono già ONV, okay, perché sto parlando di cose... Ineva, immagino. Sì. Okay. Perdonatemi, io non conosco. No, chiedo perdono anch'io perché non sono aggiornato sulla nuova formazione, sulle single dei nuovi corsi di cui ha partecipato il mio collega alla formazione. Io penso che la situazione del Covid-19 è completamente in evoluzione, per cui la partecipazione ai corsi, agli incontri raggruppati, è appena stata lasciata, si stanno mettendo adesso le regole in campo, insomma, vedo. Penso che per l'autunno sicuramente ci sarà più facilità di interpretare come poter fare gli incontri, i corsi di formazione sia in presenza che online. Ci sono anche delle necessità che certi corsi di formazione in presenza devono essere fatti sul territorio, per cui le norme di distanziamento sociale e tutta quella parte di gestione di protocolli di sicurezza devono essere scritti anche per le associazioni, insomma. Ci vuole un po' di tempo, io sono fiducioso in questo. Allora, da Antonio Cardillo dal web, in base alla sua esperienza, quale approccio si consiglia per la gestione del pericolo rischio valanghe sui siti valanghivi? Poi, che intersecano strade in assenza di opere o sistemi di monitoraggio in continuo? Questa è la domanda completa. È terribile la domanda di Cardillo, e so anche da dove viene. In questo momento gestire la problematica di un singolo sito è complesso, perché anche noi quando parliamo di pericolo valanghe ci riferiamo sempre a un'area molto grande, 1100 km quadrati. Per entrare nello specifico di un sito valanghivo occorre conoscere il manto nevoso. Occorre conoscere il manto nevoso e c'è sempre un certo limite di incertezza. Noi abbiamo un grande problema. 0-1. 1 si verifica la valanga, 0 non c'è niente. Da 0 a 99 tu non vedi la valanga, ma tu non hai mai idea di quanto vicino arrivi al distacco fin quando non la vedi. Gestire un sito, fare i profili del manto nevoso, cercare di capire l'evoluzione del manto nevoso, poi saranno i giorni in cui uno chiude la strada, non viene giù nessuna valanga, uno dirà perché l'hai chiusa, e i giorni in cui ci possono essere delle condizioni in cui secondo te non viene giù la valanga, invece cade. Quindi uno dirà non serve a nulla, no, dobbiamo cercare di studiare la neve e di mettere in atto tutto per ridurre la possibilità dell'evento. La certezza non c'è mai, purtroppo. C'è una domanda da Edoardo. Sì? Edoardo, ci sei? Puoi farla tu se vuoi. Sì. Ok, mi vedete? Sì. Vai Edoardo, perfetto. Okay. Intanto ringrazio Mauro Valto per la citazione della slide che avevo presentato alle GU. E quello è un lavoro che sto svolgendo durante il mio dottorato insieme a Paolo Tuccella, a Rossella Ferretti e Frank Marzano. La mia domanda riguarda le carte di pericolo valanghe di cui aveva parlato durante la presentazione, in cui lei ha fatto cenno sia alle carte di pericolo, la carta storica delle valanghe, che alle carte di pericolo valanghe, quelle di possibili distacchi, mi sembra la definite così. Non ho capito se sono la stessa cosa, no, oppure se per una... Allora, si basa sul dato storico, mentre l'altra invece ci sono anche modelli GIS o cose del genere. Sono due cose diverse. Una è la carta
di probabile localizzazione delle valanghe, CLPV come viene chiamata, in cui su un determinato territorio si raccolgono tutte le informazioni di due tipi, quelle storiche, cioè testimone che ti dice nel 1856, no, è morto, in quell'anno lì è venuta giù quella valanga, è arrivata fino lì e ha creato questi danni, per cui tu scrivi, disegni una valanga di un certo tipo, al quale puoi sovrapporre l'informazione da foto aerea, in cui tu analizzi il territorio e dai segni evidenti, alberi abbattuti, masse trasportati, danni arcati, tu fai una cartografia di base che serve per capire dove si sono verificate le valanghe. Non serve a nulla dal punto di vista operativo, cioè ogni inverno c'è la sua storia, se c'è tanta poca neve, però tu hai un'idea, una mappatura dei siti valanghivi storici. Ci può essere un sito valanghivo storico in cui è cresciuto un grande bosco, per cui potenzialmente non è più una valanga perché c'è il bosco in mezzo, insomma, no? Oppure ho costruito delle opere paravalanghe. Altro paio di discorsi sono quelle mappe in cui attraverso degli studi dinamici della valanga, quello che abbiamo fatto con Vaia ad esempio, dati certe quantità di neve, tu vai a stabilire delle zone dove le valanghe possono arrivare con delle forze di impatto di un certo tipo, si chiamano piani zone esposte, e per cui tu puoi arrivare a definire delle carte di chiauduro della antropizzazione delle aree, cioè come costruire, come gestire il territorio. Le carte di pericolo, oggi c'è pericolo di qua o di là, sono carte altamente pericolose che non sono reali, perché tu puoi avere il modello, tu puoi avere tutto quanto, ma se ti spira un filo di vento in una certa area ti cambia tutto, e quindi non puoi fare una mappa di dove oggi c'è pericolo, dove non c'è pericolo. Sì, puoi dare un'indicazione, ma sempre a livello di vallata, non di singolo canale o canalino, insomma. Questo è impensabile. Magari avrei finito di lavorare, però, e non ci sarebbe lavoro per voi giovani. Quindi il lavoro che si sta portando avanti in Abruzzo, di cui aveva parlato, serve ad identificare possibili aree di stacco non ancora classificate come dalla valanga. A classificare tutti i siti valanghivi che ci sono sul territorio, sia quelli vecchi che quelli che non sono stati, che non sono riportati nell'archivio delle valanghe storiche della regione Abruzzo. Ok, era questo quindi la cosa che non avevo compreso, perché sì, c'è una carta storica delle valanghe, c'è un archivio storico delle valanghe, però potrebbe non essere completo, quindi stanno cercando. Sì. Potrebbe essere assolutamente non completo, perché l'immagine del CLPV si basa sia sulla testimonianza. Okay. Quindi testimonianze di solito sono sempre a fondo valle, no? Il vecchio, sì, che si ricorda, gli uffici parrocchiali, ma anche da quello che è la foto interpretazione, per cui guardare quello che capita, vedere i segni evidenti, per cui tu hai magari una strada lungo un pendio, una strada che taglia un pendio lungo, può avere tante spaccature date dalle valanghe, nessuna testimonianza, però è un evidente segnale di un evento valanghivo, insomma, no? E questa sto guardando sto vedendo se trovo l'articolo. Questa realizzazione di questa carta è prevista anche dalla nuova direttiva, insomma, no? Quindi diventa quasi un obbligo per le regioni che hanno dei territori montuosi costruirsi e realizzare questa mappatura, insomma. Qualcosa, molto è stato fatto, anche i carabinieri forestali a suo tempo hanno fatto qualcosa, però deve essere estesa, fatta e acquisita in maniera sistematica dal sistema, insomma. Con una carta di localizzazione probabile della valanga, tu non vai in montagna a sciare il sabato o la domenica, perché è tutto rosso, io mi muoverei da casa, insomma. E questo è, immaginate le strade, i passi dolomitici, così, sono aperte, non vengono niente, ma storicamente è venuto giù tanta cosa, insomma. Storicamente può essere anche l'anno prima di una valanga che è venuta, che non era mai stata segnata così grande, un inverno estremamente nevoso, insomma. Ok, grazie. C'è una domanda del dottor Cimini, se un attimo, se vai, ci Nico. Sei Nico. Salve e grazie ancora per il seminario. Devo dire che è entusiasmante vedere che ci sono persone che riescono a spaziare
dall'operatività alla ricerca, alla modellistica, al tagliamento. Quindi rinnovo i complimenti che fece a suo tempo quando ci incontrammo a Roma alla conferenza del CNR. E dunque, si è parlato di formazione, no? Però, data la vastità degli argomenti e delle conoscenze che servono, dal meteo alla stratigrafia, a proprio l'aspetto più squisitamente locale, sembra quasi che non serva un semplice corso professionalizzante, ma sembra quasi che serva un corso di laurea per acquisire tutto ciò. Quindi mi chiedevo, per non spaventare i giovani che vogliono approcciarsi, quale potrebbe essere la ricetta per la formazione dei giovani? Cioè, quali potrebbero essere i consigli da dare a un giovane che in questo momento potrebbe voler affrontare questa via? Io c'ho una ricetta molto semplice. Prenderlo, metterlo, dargli un balillo in mano, iniziare a sparare neve. Perché mentre spari neve riesci a capire com'è la neve. E se fa freddo, ti geli le mani, riesci a capire. Se tira vento, riesci a guardarti un po' attorno perché vuoi tornare a casa. Sembra banale, però c'è bisogno della scienza, della cultura, dei processi fisici, ma poi c'è bisogno di andare fuori nel territorio e vedere che cosa succede. Perché io posso dire che il vento trasporta la neve, quando tira vento senti più freddo, no? Perché c'è l'effetto windchill, ma deve avere anche una neve soffice, per cui il vento tira, ma se non c'è la neve soffice, che sotto c'è un crostone bello duro come spesso un Appennino, non trasporti niente. Se invece una nevicata leggera trasporta tutto, cioè riuscire a mettere insieme la teoria con la pratica, e solo in questa maniera si riesce a fare. Banalmente, scavare una buca nella neve è un esercizio che sembra banale, tanti si rifiutano di scavare buche, ma quando scavi vedi già se tiri su la neve, la neve ti rimane sulla pala, c'è un certo tipo di neve. Se invece tiri su e scivola da tutte le parti, la neve è già diversa, i cristalli sono già più grandi. Perché i cristalli sono più grandi? Ricordiamoci che quando c'è poca neve abbiamo un maggior numero di incidenti di valanga. Cioè, mettere insieme tutte e due le cose. Sicuramente uno che vive in montagna, uno che va a sciare, è più facilitato, però l'entusiasmo supera tutti i muri, tutti i confini, tutte le buche di questo mondo. Quindi mettere insieme la pratica e la teoria. La teoria e la pratica. Grazie. Ecco. Ci sono un po' di domande dal web. In realtà penso che una risposta ci sia già stata da Andrea Terenzi. La domanda era proprio la stessa di quella che ha fatto Nico. Poi c'è Carlo B. e dice: in un paio di occasioni vengono citate anche le immagini satellitari. Come vengono utilizzate nelle attività di previsione del pericolo? Allora, occorre essere realistici. Io sono 20 anni che studio telerilevamento, e grazie al telerilevamento ho potuto viaggiare anche in giro per il mondo. Trovare il mio impegno in questo momento è trovare una indagine operativa, dare una operatività al telerilevamento, e ci stiamo arrivando. Una operatività per il previsore valanghe. Oggi l'immagine MODIS, anche se tutti quanti noi parliamo delle Sentinel 2, Sentinel 3 e altre cose, le immagini MODIS sono le uniche che sono in grado di darti, se la giornata è buona per l'immagine, una risposta di un certo tipo. Insomma, tutti i giorni c'è un'informazione. L'immagine MODIS ce l'hai disponibile dopo 3 ore, e quindi la puoi processare e avere informazioni sulla snow cover area, quanta neve c'hai sul tuo territorio, che sembra banale, ma alle volte io da Rabba sapere quanta neve c'è sul lago di Garda, magari c'ho la stazione che mi becca l'unico cumulo di neve, ma magari ce n'è di più, c'è già un'informazione, e stiamo cercando di classificare la tipologia di neve in superficie. Se c'è neve fresca, neve ventata, neve bagnata, che è facile neve bagnata, ma se c'è su un lastre di ghiaccio o se c'è brina in superficie. La brina in superficie non dice niente, però se viene ricoperta dalla nuova neve è un piano di scorrimento in cui circa il 30% degli stacchi provocati avvengono sulla neve
di superficie. Per cui, per essere realistici, ci sono certi prodotti che oggi sono, possono essere di utilizzo del previsore valanghe, altri ancora no, ma sul quale bisogna investire. Le immagini della webcam, col gruppo di ricercatori abbiamo analizzato immagini della webcam per avere delle mappature automatiche dell'estensione della copertura nevosa, anche questo è un po' importante, è una cosa che potrebbe essere utile anche nella risposta di Cardillo inizialmente, cioè sapere nel tuo sito che devi gestire da distante quello che sta succedendo, quindi portare i tuoi occhi distanti da dove tu sei. Un po' alla volta ci arriviamo con l'operatività delle immagini satellitari, ecco. Grazie Manu. Ci sono altre domande? Un attimo, scusate. Allora, Simone Piglia. Un giovane per la nevologia. Sì, molto giovane, che stava cercando delle informazioni, scusate. Allora, Simone Piglia, buongiorno, ovviamente ringrazio per il webinar. Volevo sapere quali sono le variabili o caratteristiche che attraverso il software Snowpack incidono maggiormente nella simulazione. Parliamo di un non un litigio, ma una cosa importante. Il software Snowpack è stato studiato e sviluppato per un clima continentale. In Svizzera c'è un clima continentale che è diverso dal clima marittimo delle Alpi, delle nostre Alpi, diverso dagli Appennini. E quindi abbiamo avuto inizialmente diverse problematiche di capire come funzionava il software, il modello, che però aveva dei parametri tarati per un altro clima, no? Ecco che diventa importante studiare la nevologia dei nostri paesi, delle Alpi, degli Appennini, per poter dare a chi fa modellistica i parametri giusti. Non voglio fare pubblicità, ma con il gestore italiano molte cose sono state semplificate. Incide molto il bilancio energetico del manto nevoso. Il bilancio energetico del manto nevoso, per cui avere dei sensori che ti danno il bilancio energetico con la radiazione totale, sia incidente che riflessa, oppure con dei sensori infrarossi che ti leggono la temperatura superficiale del manto nevoso. Dobbiamo dire anche una cosa, reti ne abbiamo molte, reti di dati, numeri che diventano dati quasi tutti, poi quando questi numeri che tu hai definito dati li immagini in un modello, vedi che quei dati sono ancora dei numeri, cioè devono essere, avere la caratteristica di avere un numero, un'informazione importante. Per cui noi quando abbiamo iniziato a lavorare sui modelli abbiamo dovuto anche lavorare molto su come veniva raccolto il dato, sulla qualità del dato, come veniva raccolto in campo. Incide molto il vento sul modello, abbiamo visto che in Italia abbiamo problemi col vento, abbiamo dovuto mettere dei fattori moltiplicatori, questo, e soprattutto il lato di altezza neve, di temperatura superficiale del manto nevoso e di bilancio energetico. Poi ogni stazione bisogna capire dove lavora. Ho una stazione che lavora molto bene con il vento, altre che lavorano molto bene con la neve fresca. Ho 12 stazioni, abbiamo 17 stazioni, 12 a 7, ognuna ha le sue caratteristiche, insomma. Fare un buon flusso di dati con dati belli puliti è importante. Perfetto, altra domanda. Angelo Ruggeri, esiste già un sistema di monitoraggio effettuato da droni per la prevenzione del pericolo valanghe e quando potrebbe essere efficace secondo la sua esperienza? Allora, i droni stanno facendo molte osservazioni con i droni di diverso tipo, con diversa tecnologia. E qualcosa di importante sta venendo avanti anche per quanto riguarda il distacco artificiale. Il problema è che molto spesso quando ci sono i cambiamenti repentini del tempo per cui tu devi essere operativo, dare una risposta, cambia qualcosa, nevica, fa brutto tempo, tira vento e il drone non vola e quindi sono ancora al punto di partenza. Cioè bisogna distinguere gli aspetti operativi, che è il monitoraggio normale, e quindi va molto bene, ci sono anche diverse cose, sui droni abbiamo pensato di metterci dei sensori all'infrarosso per fare certi tipi di monitoraggio, come è stato fatto con l'amianto del gruppo di Dini, eccetera, in Lombardia,
però sono sempre situazioni sperimentali che poi dobbiamo vederle in contesto in cui lavori. Nella operatività del previsore valanghe va bene dopo per avere monitoraggio, ma nel gestire l'emergenza immediata molto spesso i droni non sono in grado di operare perché il tempo è pessimo. Allora, Germano Placido di Leo, riguardo alla slide dove si evinceva una zona innevata in inverno e la stessa zona priva di neve ma ricca di vegetazione in estate, voleva chiedere, mi è parso di capire che la presenza di quel tipo di vegetazione rende il manto nevoso meno stabile, come mai? Io pensavo che la vegetazione diminuisse il pericolo valanghe. La risposta è di questo tipo, un bosco di abeti, di piante sempreverdi, stabilizzano il manto nevoso, perché la precipitazione viene intercettata dalla ramificazione, subisce una prima trasformazione e cade a terra già evoluta. In un bosco di piante sempreverdi si crea anche un microclima interno, per cui gli eccessi climatici non ce ne ho mai, e certi tipi di cristalli non sono mai presenti. Un bosco di abeti protegge molto bene. Un bosco di larici, siamo sempre in montagna, che in estate sono tutti verdi, tutti e due, il bosco di larici perde gli aghi in autunno, per cui sono tanti rami secchi, messi su degli stecchieri, degli stuzzichini, strimizziamo, per cui non svolge più la stessa, funzione che fa il bosco di abeti, pur presentandosi in estate uguali nella stessa maniera. Tra l'altro gli aghi fanno da piano di scivolamento. Gli arbusti, gli ontani, certi tipi di arbusti che sono flessibili, non sono stabili, e la loro flessibilità, come si può vedere dalle mie mani, la neve le ricopre, sono flessibili e favoriscono certi canali all'interno del manto nevoso, canali in cui circola l'aria e si formano più facilmente certe tipologie di cristalli, per cui nel loro movimento, che vengono ricoperti e piegati, in realtà si muovono sempre e formano certe tipologie di cristalli che molto spesso sono i piani di scorrimento delle valanghe. Anche se sono grandi, si piegano giù. Nella fotografia di prima sono alti 1,5 metri, che in estate non ci passi, in inverno quelli sì ci passi sopra. Per cui bisogna vedere che tipologia di bosco è. Vaia ci ha portato via i boschi di abete che erano a protezione dei centri abitati e delle strade. Ok, altra domanda. Silvia D'Avolio, rispetto ai modelli meteo ad alta risoluzione, quali variabili oltre alla snowfall si utilizzano? Quali altre variabili sarebbero utili? Si utilizzano le previsioni probabilistiche ensemble, gli ensemble? Il dato che più è importante è il vento, perché il vento ridistribuisce il manto nevoso e quindi l'interazione fra orografia e modelli digitali del terreno ad alta risoluzione e il vento, perché il vento ridistribuisce il manto nevoso, per cui crea delle zone in cui c'è poca neve, la zona in cui c'è molta neve, e la neve ventata c'è sempre una certa consistenza e che va a appoggiarsi molto spesso su strati più fragili, per cui il vento è un'altra caratteristica che andiamo a vedere molto nei modelli meteorologici. Non tutti i modelli funzionano alla stessa maniera, noi ne stiamo testando alcuni per quanto riguarda il vento e il trasporto della neve ventata. Poi fra la risposta numerica del modello c'è sempre il confronto in campo, per cui vedere in campo quel modello su quell'area che cosa ti dice, trovare le giuste correzioni. Dalla parte di meteorologia io non mi occupo, perché acquisisco le informazioni meteorologiche dirette e cerco di calarmi all'interno di quello che succede dall'informazione meteo al manto nevoso. Influisce molto in questo periodo la conoscenza, se vuoi, della meteorologia locale, i Dolomiti, disposizione delle valli e limite neve pioggia. Il limite neve pioggia è cambiato rispetto agli anni 70, è molto più alto, per cui varia molto all'interno delle vallate, per cui ci sono delle vallate chiuse in cui c'hai una nevicata che ti arriva fino a fondo valle perché non c'è circolo d'aria e può portarti a 50-70 cm, 20 km un po' più in là, vallata disposta in maniera diversa, piove completamente. Quindi queste sono quelle come previsore valanghe che vado a vedere. La domanda dovrebbe essere un mio collega meteorologo che risponde sui dati che vanno fuori nei modelli di meteorologia.
Perfetto, un'altra domanda viene da un account Steph Apu, quindi la ringrazio ovviamente. Sono osservatore neve e valanghe, scialpinista. Si potrebbero avere le slide della presentazione? Sono a disposizione, nella forma in cui Chetem dirà. Ok, anche se poi sarà disponibile comunque il video che, sì, che stanno... un attimo, allora Francesco Fanari, complimenti per la dissertazione. Matrice bavarese a 2 o 3 entrate, che evoluzione vedi per il futuro? Allora, qui sono passato sulla slide, sono passato veloce visto il tempo. La matrice bavarese è nata dalla Bavarese, Bavaria, Germania, rappresentata da Zenke, ed è stata adottata dai servizi valanghi nel 2005 dopo l'incontro di Davos. Ha due tipi di entrata, stabilità del manto nevoso e distribuzione spaziale del pericolo. La distribuzione spaziale dipende con un certo tipo di consolidamento del manto nevoso. È una matrice semplice che però permette al previsore valanghe di essere operativo, di riuscire a calare le informazioni che ha in una matrice molto semplice e arrivare in maniera oggettiva, anche se deve passare il lavoro al proprio collega, di quello che sta avvenendo sul territorio. Dal 2014 i giovani, questo per fortuna, la parte giovane dei servizi valanghe europei sta lavorando su altre matrici più complesse che prevedono altri dati, che posso aiutare al provvisore valanghe. Io mi sto occupando in via sperimentale di far confluire i dati che danno i modelli SNOPEC di stabilità del manto nevoso, che c'è degli indici, farli entrare in maniera automatica all'interno della matrice, in modo, c'è tante stazioni, quindi spazialità dell'informazione, indice di stabilità, farlo entrare all'interno della matrice. Sono tentativi sperimentali che stiamo facendo. La matrice bavarese, che è legata al sistema di protezione civile della regione del Veneto, in certi casi è sorpassata, però è semplice, ti permette di dare una risposta veloce alla tua problematica come previsore. Ok, allora da Roberto Nanni, un meteorologo, poi si rifà un po' la domanda già fatta in precedenza, o un tecnico meteorologico con buona conoscenza in nivologia e delle caratteristiche del territorio, quali costi potrebbe intraprendere per diventare un previsore operativo valanghe? Ma innanzitutto devi iniziare a camminare sulla neve e mettere insieme la sua fisica della neve con la conoscenza della neve, anche delle buone letture che sono i libri pubblicati in lingua italiana sul manto nevoso, che sono sempre traduzioni di libri stranieri, a parte il libro di Renato Cresta, che è un tecnico. Renato Cresta è un caro amico, nato nel 1936, non si dice l'età, però un vecchio conoscitore del manto nevoso, è l'unica produzione autentica in lingua italiana, ma anche libri che vengono sia dal filone tedesco che inglese, pubblicati da diverse case editrici, portano a capire il manto nevoso, a studiare. I corsi di formazione dell'AINEVA, come sono strutturati attualmente, possono portare a una buona infarinatura, a una buona conoscenza del manto nevoso, sempre però calpestando un po' la neve. I corsi noi dedichiamo molta pratica anche. Anche nei corsi di formazione per maestro di sci, il nuovo protocollo Aerosécurité, portiamo i ragazzi all'interno della neve e fargli prendere la neve in mano per capire il manto nevoso e mettere insieme la fisica con la pratica. Cos'è in neva come risposta in questo momento? Perfetto, anche io una domanda. Innanzitutto la ringrazio perché è stata veramente una bellissima presentazione. E le volevo chiedere nella previsione delle valanghe quanto sono importanti gli osservatori sul territorio, e poi a seguire questi osservatori devono avere necessariamente un background potente, nel senso potrebbero essere impiegati anche volontari di protezione civile? Sicuramente sì, sono importantissimi perché la sensazione umana, anche della vecchietta che ti dà quell'informazione che sembra banale, è importante. Ci sono diversi livelli. Allora,
Io sono nato con gli osservatori, con stazioni tutti tradizionali, sono passato alle stazioni automatiche, dato numerico, tanti dati. Alla fine degli anni 90 mi mancava l'occhio sul terreno. E abbiamo messo a punto, assieme a un ricercatore, a una ditta di Romito Magra, alla prima un sistema di monitoraggio in alta quota, completamente autonomo, webcam, telefono, batterie, era il 1999, perché mi mancava l'occhio, vedere il territorio. Per cui c'è bisogno sia dell'informazione, tanti dati che fanno parte di quella che hanno un'alta entropia, che vanno a limitarmi i modelli, che i modelli lavorano anche quando c'è brutto tempo, in alta quota, che l'osservatore non può andare fuori, ma c'è bisogno anche dell'osservatore che legga la neve, scava la buca nella neve, ti dica quella torta, quel pasticcino che abbiamo visto prima, come è fatto, che lo assaggi in pratica. Se assaggi la bavarese, la ricotta o la millefoglie, mi dica è vecchia, è buona o così. Ma c'è anche bisogno alle volte delle semplici osservazioni, della semplice sensazione della persona. Come previsore valanghe, tutti i servizi valanghe hanno diverse reti. Noi in Veneto abbiamo anche la rete degli osservatori, cioè quello che la mattina fa la misura della neve e se c'è bisogno lo chiami e ti dice ciao, com'è oggi? Basta, sta nevicando, giù mista. Semplice formazione che ti dice mista, sta piovendo un po' di neve e ti danno una grande informazione che magari il modello non riesce a sgretolarsi. C'è un po' un mix. Sì, i volontari, noi abbiamo una rete di volontari che ci fanno le misure nei paesi di altezza neve perché le stazioni automatiche costerebbero troppe, i quali sono preziosissimi. E quindi bisogna avere grande rispetto di questi volontari e valorizzare anche il valore che danno. Grazie. Mauro, anch'io ho una domanda, in realtà due domande. Da quello che tu hai detto anche attraverso le tue risposte, l'uso di modelli invece di evoluzione dinamici di evoluzione del manto nevoso come Snowpack Alpine 3D sono invece utilizzate nella catena della previsione operativa come informazioni che sono preziose, da quello che tu accennavi anche in alcuni passaggi. Sì, sono modelli giovani. Che dal punto di vista operativo stanno entrando nei servizi valanghi da 2-3 anni, questo perché sembra banale, ma il flusso dati fra le reti automatizzate e i computer che fanno le simulazioni è la parte più difficile da fare in tutti i servizi pubblici. Lo scambio dati è semplice, ma in realtà è la parte più complessa. Iniziano a far parte della catena e si hanno buone informazioni. Iniziano a far parte della catena perché ti permettono di dare una risposta più oggettiva alla problematica e meno soggettiva, perché il metodo di La Chapelle è molto soggettivo, lascia libertà alla fantasia, se vuoi, del previsore valanghe. E ci sono molti parametri che ti danno delle informazioni che sono importanti, ad esempio il nuovo indice sviluppato sulle valanghe di neve bagnata, che è operativo da quest'inverno solo sulla versione in lingua italiana, solo per quanto riguarda l'Italia, vedo che ha dato buoni risultati e certe giornate ti dà delle belle informazioni. Quando sono importanti questi modelli? Quando hai stazioni in quota che non puoi, per motivi di sicurezza, mandare la persona a piedi a fare il rilievo. Quando hai un'evoluzione del tempo che ti permette di seguire... L'osservatore di solito va la mattina, tu puoi servire tutto il giorno, durante la notte, l'evoluzione del manto nevoso in situazione di criticità e quindi avere delle risposte importanti sul manto nevoso. Naturalmente tutto deve essere testato. Su 12 stazioni, su alcune stazioni c'è una buona corrispondenza fra quanto fa il modello e quanto rileva l'uomo, o adattato un po' l'uomo a capire il modello si è adattato un po' a capire l'uomo, e in altre situazioni invece no, per cui ci deve essere dietro anche un'analisi oggettiva da parte del sistema, e quindi tante volte sono i dati che non entrano molto bene o uno ha un'idea che funziona in una certa maniera in un certo luogo, invece non è così. Iniziano a far parte della catena. Lo sviluppo, tra l'altro, di condivisione dei dati
fra diverse regioni, anch'esso ha anche un'importanza perché la maglia si infittisce e diventa sempre quadrati e triangoli sempre più piccoli e quindi più facile da gestire anche con il Paint 3D. Okay. E peraltro immagino che ci siano quindi anche delle attività di validazione in termini di falsi probabilità di falsi allarmi o probabilità, ovvero frequenza di accuratezza nella previsione dei modelli, come spesso si fa anche in, come si fa in meteorologia, sì, ad esempio. No, non siamo ancora arrivati. Siamo ancora in questa. Siamo ancora in una fase molto primordiale. Mm-hmm. Ci sono dei servizi valanghe più avanti, degli altri che stanno arrivando e man mano che ci si arriva ognuno porta la propria esperienza. Mm-hmm. Qui stiamo ancora arrivando, io penso ci vorranno ancora 4-5 anni per arrivare a avere consolidato. E in questo, giusto per ultima nota, di fatto da quello, nonostante l'Italia rappresenti, abbia dell'arco alpino una parte importante, se, anzi in realtà è presente quasi tutta la parte delle Alpi. In Italia, da quello che tu ci riferisci, non esiste un centro che abbia una stessa una tradizione analoga a quello dell'SLF a Davos? O sono cose anche queste, si sta creando in qualche modo un punto di aggregazione, una comunità quantomeno? La comunità esiste ed è importante che l'insieme degli uffici valanghi a Ineva, se volete, perché lì è dal 1984 che ci litighiamo, che ci scambiamo dati, che portiamo avanti informazioni, che portiamo avanti anche il contatto con la comunità internazionale, assieme anche a altri enti, i carabinieri forestali o al Metemont negli ultimi anni, insomma, no? Il centro valanghi di Arabba non è perché è casa mia, siamo nati nel 1982, abbiamo fatto molta ricerca all'inizio, ma poi come tutti i centri regionali a un certo momento risorse finanziarie, tante cose, sei più spinto verso l'operatività sul territorio e questo è un po' tutto quello che sta succedendo sugli uffici valanghe italiani, insomma. Ci sono dei centri, ad esempio Fondazione Montagna Sicura in Valle d'Aosta, vado a mente su quelli, ne sono tanti ma qualcuno di sicuro dimentico, in cui ci sono anche si fa anche della ricerca in qualche maniera, i progetti europei hanno molto agevolate, però essendo chiamati a una operatività, a una risposta sul territorio, la ricerca è sempre difficile. Davos è un centro di ricerca federale, nazionale, in cui puoi fare convogliare tutti gli studenti, quindi poi c'è 100 studenti, 100 dottorandi, adesso sto parlando di numeri, però non vado distante, in certi momenti era così, puoi fare ricerca, nasce come centro di ricerca e lì è voluto, però viene in mente nel 2004 quando parlavo con Mickey Lenin, che ha sposato un'italiana tra l'altro, noi facciamo ricerca però ci manca che cosa? Testare il modello sul terreno, pur avendo al piano di sotto il gruppo di Stucchi della Margaret che faceva previsione a valanga e faceva il mio lavoro, no? E quindi c'è bisogno della ricerca, ma noi possiamo dare quel grande contributo che è testare la validazione in campo. Taramba c'è sempre lasciato un po' spazio alla ricerca per tradizione storica, abbiamo dato sempre supporto ai centri di ricerca, questo è importante. Non c'è, diciamo, in Italia un investimento nazionale, un istituto, prima in realtà c'era l'Istituto Nazionale della Montagna, di cui Massimo Pecci ci ha parlato qualche tempo fa, ma che ci ha anche descritto poi la sua fine, purtroppo. Non c'è nessun centro di ricerca, se potessi dire sulla nivologia, i più grandi passi sono stati fatti con il programma nazionale di ricerca in Antartide e in Artico. Lì sono stati fatti diversi passi nella nivologia, sia da telerilevamento, soprattutto da telerilevamento, ma anche nella modellistica, assieme al gruppo di Charles Fields e Lenning, per quanto riguarda il modello SNOPEC, l'abbiamo fatto anche delle simulazioni in Antartide. Ho lavorato a Dongxi sul modello, insomma, ho lavorato a loro, ne abbiamo scavato buche, raccolto dati. Però manca sempre alla fine lo scavatore. Manca proprio perché è un lavoro di nicchia, parlare di valanghe incute terrore, c'è paura. E gli sponsor non investono sulla paura, investono sulla parte bella, insomma, no?
e questo è un grosso handicap che c'è, insomma, lo vediamo a 30 anni, insomma. Poi quando ci sono degli eventi importanti, allora la neurologia torna di moda perché bisogna gestire il territorio, ora lì vengono fatti degli investimenti, per fortuna, insomma. Tuttavia la nuova normativa sui centri funzionali nazionali e decentrati dovrebbe dare un ruolo visibile e chiaro all'attività legata, sì, alla previsione neve e valanghe, immagino. Sì, la nuova normativa prevede che nei prossimi 2 anni, per cui abbiamo ancora un anno e mezzo, le varie regioni devono fare il loro piano piano di protezione civile per quanto riguarda il rischio valanghe, e i comuni nei 2 anni successivi devono integrare tutto quello che viene fatto all'interno del loro sistema. Si parte dalla pubblicazione dei bollettini valanghe, quello che facciamo noi, alla emanazione degli avvisi di criticità valanghe, che ad Araba facciamo assieme, però in certe regioni saranno disgiunti per normale delle cose, che dovranno confluire nella sala di protezione civile entro mi pare alle 16 di tutti i giorni, per cui se viene attuata ci sarà una grossa spinta. Il problema è che dove nevica sempre è più facile capire la problematica. Noi stiamo parlando a metà di giugno, ma dove nevica poco, nevica saltuariamente, il territorio montuoso è tutto in alto, c'è molto mare, molta pianura, è sentito meno, insomma, certo, come naturale che sia. Certo. Allora io direi che se non ci sono altre domande dalla rete, non possiamo che ringraziarti. Credo possiamo, la tua ricetta finale credo possa essere pane, neve, badile, ricerca ed entusiasmo soprattutto, che ci hai, sì, con quale ci hai contagiato. Sei invitato chiaramente per la prossima stagione invernale a sciare sul Gran Sasso, sarai nostro ospite. E ti ringraziamo sentitamente, io vorrei ringraziare personalmente anche Annalina Lombardi e Raffaele Lidori, che sono qui con me, che coordinano questa stagione dei seminari del giovedì, Maurizio Cironi, il nostro prezioso regista sempre presente, e anche Edoardo Raparelli e Nico Cimini, che hanno stimolato e finalizzato questo seminario e reso possibile la tua presenza oggi. Per cui il materiale sarà disponibile sul nostro sito di rete, se tu le renderai disponibili non solo registrazione, ma anche le diapositive della tua presentazione. E volentieri. Buona giornata. Grazie a voi e buona estate. Grazie, altrettanto. Buona giornata. A presto. Buona giornata a tutti.